Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi è venuto in mente di farlo perché siamo arrivati da poco da via e Luca sta guardando la partita perché le appiazzano giusto alle 6 di sera, no? Per rompere la routine quotidiana. E cosa succede? Che io adesso arrivo a casa, mi faccio una bella doccia e poi ceniamo. Ma prima di fare la doccia, in realtà dovrei darmi la tinta ai capelli, poi faccio la doccia e poi ceniamo. Ma ho pensato, visto che sono vestita e truccata decentemente, faccio un video. Ed è un video che volevo fare da un pochino, ma ho voluto provarli un attimino, perché li ho presi prima di Natale al DM. E sono due profumini carini per i momenti di relax. Sono profumi che uso tantissimo in questo periodo perché uscendo poco, essendo spesso a casa, amo comunque profumarmi in casa, ma amo anche profumazioni molto. A volte metto anche bombazze, pur stando a casa, dico la verità, però la maggior parte delle volte uso profumi molto soft, quei profumi magari che uno compra con anche determinate aspettative di persistenza e sillage, però poi si trova ovviamente con delle acque di colonia. Qui ero consapevolissima di cosa compravo perché visto il prezzo e visto. Insomma, dove li ho trovati. Quindi stavo dicendo che sto usando un sacco questi profumini tanto carini. Allora, il primo di cui vi parlo è un profumo che conosco da anni perché li vendevano dentro la Ipercoop e avevo comprato il cocco. Poi avrei voluto comprare la vaniglia, avrei voluto comprare i fiori d'arancio. Però poi li hanno tolti, sono andati a esaurimento, non li hanno più tenuti. Passo sempre a guardare se li hanno di nuovo, ma non li hanno più tenuti. Ho trovato questo da DM, in realtà li hanno tutti da DM nel nuovo pack. Allora, questo è Tutti Fleur d'Iris, questo è il botticino. Allora, là il marchio è Corania, ho letto bene. Mi fermo qui un attimo e vi parlo di questo profumo. Allora, è ovviamente un profumo veramente leggero, sintetico, economico, poco persistente, però è molto molto carino da darsi in casa. Da darsi in casa io spesso, anzi quasi sempre il sabato mattina faccio le pulizie, quasi sempre. Ma anche la domenica mattina a volte faccio un pochino al sabato, un pochino la domenica, dipende un po' quando riesco, se non devo uscire, magari andare al mercato, cerco di fare tutto. Ma mentre faccio le pulizie e ascolto i video delle mie colleghe, fra virgolette, di quelle molto più famose di me, molto più brave di me, di gente molto più brava di me, faccio andare sempre i video dei profumi mentre pulisco. Poi se mi piacciono li riguardo, perché mi piace anche guardare i look, le movenze. La gestualità, amo guardare video dei profumi e mentre li guardo mi spruzzo queste cosine qua. Tante volte mi fa venire voglia di spruzzarmi i profumi ben più costosi, però visto che sono a casa, visto che sto facendo le pulizie, magari sudo anche un po', insomma, uso questa tipologia di profumi. Questo qua è quello all'iris. Allora, è un iris molto, non so le note perché non le ho trovate. Allora, un attimo che qua c'è un problema. Mi sono dovuta alzare perché stava per finire la batteria, avevo il telefono a terra e non me ne ero accorta. Quindi stavamo parlando di questo iris che non ho trovato, di cui non ho trovato le note da nessuna parte. Se le trovate ditemelo perché sono curiosa, ma ci saranno tipo tre note, credo. Allora, questo è un iris molto fiorito, poco talcato, molto fresco, ma soprattutto sa di fiorellino, di saponetta. Ecco, un iris saponoso. Se vi piacciono i profumi, appunto, se vi piacciono i profumi pulitosi, fioriti, con quella nota perbene dell'iris, questo qua non ve lo potete fare sfuggire. Ovviamente vi dovete un po' fare il bagno perché non è un profumo che mettete e vi dura pochissimo. Ha veramente una durata bassa, sarà anche proprio la tipologia di profumo molto fresco e pulito che tende a svanire in fretta, però è veramente un profumino così, quando siete puliti, siete in casa, volete rilassarvi, volete andare a dormire con un qualcosa che non è così potente. Secondo me, come c'è un pochino di muschio,
Questo io vi dico, la faccio completamente al buio questa recensione senza conoscere le note. E io ci sento l'iris, ci sento il muschio, ma ci sento anche qualche cosa di qualche fiorellino bianco che non riesco tanto a capire. Qualcosa non è il mughetto, però ci sento qualcosa di un altro fiore che non capisco. Dura poco, quindi sappiate che se lo comprate al DM si trova, io l'ho trovato forse a 5-6 euro, forse 7, perché c'era anche lo sconto del 20%, per cui l'ho preso proprio così alla cieca, perché io non posso non avere questa scatola lilla. Poi l'iris mi piace molto, è una nota che amo nei profumi, una delle 400 che amo profumi, e quindi non potevo perdermelo. Oltretutto sono andata a vedere il sito di Corania, ragazzi. Adesso stasera ordino subito subito subito, ci sono dei profumini gourmand troppo carini, e almeno un paio li voglio ordinare se spediscono in Italia. Andate a vedere, perché se siete gourmand addict ci sono proprio delle cosine carinissime, proprio anche come pack, e a poco prezzo, sui 10 euro. Quindi andate a vedere questo Corania. Io l'ho scoperto solo ora andando a cercare le note di questo profumo, ma è una vita che conosco questa linea. Vi consiglio anche, se amate il cocco, ve lo consiglio perché è leggermente sintetico, ma è ben più potente. Non so solo se cambiando i pack sono diventati meno forti i profumi, questo non ve lo so dire perché questo l'ho solo preso con il nuovo pack, però il cocco era veramente coccoso. Se vi piacciono, ma anche gli altri profumi che ho sentito erano molto molto gradevoli, ovviamente sintetici, però così, insomma, io sono una persona molto democratica, soprattutto nei profumi, e amo sia quelli carissimi che quelli da poco, che sono palesemente cheap e chimici, mi fanno star bene, li uso lo stesso e va bene così. Il secondo profumo di cui vi parlo è un profumo invece che anche questo lo conosco per fama da tanto, da appena uscito, perché è uscito subito nel gennaio 2020, però io ovviamente non l'avevo mai trovato, perché qua Biella Monotem c'era solo la S lunga, Tigotà, e a questo sapone hanno sempre il solito due, la vaniglia, la margherita, insomma i soliti due o tre profumi della Monotem. Questo invece l'ho trovato al DM ed è la mandorla. Questa qua è la confezione, questo è il botticino. Allora, premesso che anche questo è un profumino ovviamente da relax, da divano, profumi da copertina, da letto, da divano, quello dove vi rilassate la sera. Però è un profumo già un pochino più complesso rispetto all'altro, se complesso si può dire di questa tipologia qua. Allora, le note sono, me lo spruzzo da questa parte, questo è un pochino più persistente, anche se comunque rimane un profumo da come l'ho detto, skin scent, molto più da pelle, non è una bombazza, non è niente di chissà che roba, perché comunque un eau de toilette. E la nota è mandorla e note floreali in testa, dove per note floreali io ci sento un qualcosa di una rosa, ma una rosa molto delicata, una rosa molto rosa oppure bianca, una rosa timida, ecco. Allora, mandorla, note floreali in testa, al centro crema di mandorla, note di base vaniglia. Allora, io la prima impressione che ho avuto di questo profumo quando l'ho comprato proprio 2 o 3 giorni prima di Natale, l'ultimo giorno che si poteva andare. Io ho il DM a Vercelli, quindi fuori provincia, ero uscita dal lavoro, ero andata come una pazza giù a Vercelli. In realtà cercavo qualcosina per me, ma volevo anche comprare un regalo per mia nipote, cosa che ho fatto. E quindi ho visto questa mandorla, l'ho presa proprio senza, non c'erano i tester. Qua in Italia da DM purtroppo c'è sempre pochi tester rispetto all'estero, ahimè, non siamo ancora ai livelli dell'estero, quindi l'ho preso a scatola chiusa perché costava poco, perché costava 5-6 euro, 7 forse l'ho pagato, non mi ricordo più, no, forse qualcosa, forse 8-9 euro, però era scontato del 25, insomma. E quindi questo profumo qua è subito, appena sono arrivata a casa, l'ho spruzzato. Tra l'altro ero distrutta dalla settimana di lavoro, dalla giornata di lavoro, e mi ha ricordato subitissimo,
L'hypnotique-poison, ma non l'hypnotique-poison, l'hypnotique-poison senza tutti i suoi orpelli, proprio la mandorla, solo la mandorla dell'hypnotique. E quindi subito ho detto, perché io ho fatto parecchia indigestione, intorno al 2000 l'ho usato credo per un paio di anni consecutivi, l'hypnotique-poison, quando era ancora più forte di quello venduto attualmente. Quindi ho detto, sì, carino, però mi ricorda troppo, proprio perché a me se un profumo ricorda anche solo pochissimo, Hypnotic Poison non mi garba più, non mi piace più. E non ho più voglia di metterlo, ecco, non è che non mi piace più, però non ho più voglia di metterlo. Quindi l'ho riprovato più volte durante le feste di Natale, l'ho riprovato anche ultimamente, l'ho ritirato fuori l'altra settimana. E devo dirvi che comunque mi piace adesso, forse ho imparato un pochino a conoscerlo, ma perché soprattutto ho trovato che ha una parte rossettosa, è una mandorla che sa anche un po' di rossetto a parer mio, perlomeno sulla mia pelle e al mio naso figura così. Dopo un po' diventa proprio un burro, infatti vedete, crema di mandorla. Diventa proprio burro, io non me la ricordavo neanche più sta mini piramide, l'ho riguardata adesso. E infatti mi chiedevo cos'è che dava questo aroma rossettoso. È proprio velato, perché non vi aspettate il lipstick on di Margiela o tutti i vari profumi rossettosi che famosi che ci sono in giro. Però ha un richiamo di fondo rossettoso molto carino. Questo dura qualche ora, dura 3-4 ore dura. Lo sentite anche abbastanza bene. Io l'ho messo stamattina intorno alle 10:30 e Luca abbiamo praticamente pranzato che erano le 2 e Luca dopo pranzo noi dopo il caffè ci facciamo sempre due coccolini nel senso stupide e lui mi ha detto avvicinandosi al collo mi ha proprio detto sei profumata oggi, cioè come se non lo fossi mai, no? Sono sempre profumata. Però soprattutto a Luca ho notato che l'hypnotique-poison piace e ogni cosa che ricorda l'hypnotique-poison lui mi dice sempre che profumo di buono perché agli uomini comunque piace l'hypnotique-poison, che ne dicano è così. Provate a chiedere in giro nei vari gruppi, esce sempre fuori quando si fa che profumi piacciono agli uomini. Quindi questo, se volete una mandorla carina che ricorda un pochino Hypnotic Poison, ma molto 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 ridotto ai minimi termini. È quella mandorla che c'è dentro l'Hypnotic, quel tipo di mandorla, ma non è Hypnotic. E in più a un certo punto questa crema di mandorla si trasforma in qualcosa di burroso, rossettoso, proprio i rossetti quelli di una volta. Perché adesso, a parte il Mulac, che io ho un Mulac che mi è stato regalato dalla mia titolare nonché collega di ufficio, è l'unico che secondo me dei giorni nostri profuma di rossetto, ma io non uso più rossetti di alta moda negli ultimi anni, ho solo più un Yves Saint Laurent e ho un, anzi in realtà ho anche uno Chanel da qualche parte, però non li fanno più con quel profumo. Invece questo è uguale a quei cosmetici, ha un rimando, attenzione, non vi ho detto che è un profumo che sa, però ha un qualcosa che ricorda, quindi se amate quei sentori, questo è un low cost che potete spararvi alla sera o al mattino, insomma, quando siete a casa, tranquille, o anche a volte io vado anche al lavoro con questi profumi, quando non ho voglia di niente, sono mal girata, metto il profumo, metto questa cosa leggera e via che va. Stavo notando che sono in pantanna anche col muro, in realtà il muro. Vi racconto una cosa velocissima. Il muro, questa casa qua, io sono venuta a abitarci nel 2009, perché io sono andata a vivere da sola nel 2007. Nel 2009 mi sono trasferita qua, che era leggermente più grande ed era vuoto, era da arredare, e mi aveva dato il bianco dappertutto. Qua doveva venire Lilla, ma in realtà è venuto un po' carta di zucchero, un po' più sul carta di zucchero. Quindi non è proprio lilla come il maglione. Vabbè, comunque l'ho amato lo stesso per tanti anni questo colore. Io vi mando un bacione e buon relax a tutti. Ciao!